Tiziano sulla questione delle case e diritto all'abitare. Ciao a tutte, sono Tiziano da Bologna, cerco di andare veloce che siamo tutti un po' stanchi. E come diceva appunto Gianni, un contributo sul tema casa, è impossibile toccare tutti i temi, perché insomma specialmente di sti tempi è molto ampio, è un contributo che abbiamo provato tra virgolette a scrivere da partire dai 3 o 4 insomma sportelli per il diritto all'abitare, che proprio seguiamo come ADL Cobas tra Bologna, Rimini, Venezia e Padova principalmente. Vado molto un po' al volo, tanto poi il contributo sarà appunto allegato. Cioè, partì da un po' l'analisi dicendo che il tessuto sociale ed economico delle città, in particolare delle aree metropolitane, sta subendo delle trasformazioni strutturali, per non dire appunto epocali. Città come Bologna, Rimini, Parma, Padova stanno cambiando radicalmente la propria composizione in seguito a svariati processi di cambiamento. Uno su tutti, quella che viene chiamata la turistificazione, un fenomeno che appunto a parte a Venezia già da tempo invece opera in maniera intensa una trasformazione sociale, economica ed urbana. Per fare alcuni esempi, a Bologna, in una città con oltre 30-40 mila studenti fuori sede, quasi 5 mila appartamenti sono stati sottratti dal mercato abitativo tradizionale e sono ora fruibili sulla piattaforma Airbnb. A Venezia, un altro esempio, che nella parte insulare conta meno di 49 mila residenti, gli appartamenti su Airbnb sono oltre 6 mila. E dal nostro osservatorio, appunto gli sportelli per il diritto all'abitare dell'ADL, notiamo alcune cose. Una prima, che a differenza di altri periodi storici, come quello seguito alla crisi finanziaria del 2008, abbiamo ravvisato una netta diminuzione degli sfratti per morosità incolpevole, che avvenivano per lo più come conseguenze di improvvise crisi occupazionali, nuclei al monoreddito. Adesso sono aumentati invece gli sfratti per finita locazione. È una delle motivazioni, secondo noi, che i proprietari, tra virgolette, storici stanno gradualmente passando le redini alla generazione successiva, gli figli, gli eredi, questo quantomeno succede nei centri storici a più alta densità abitativa, come le città che ho citato. E questi, diciamo, figli, eredi, eccetera, eccetera, trovano nei cosiddetti affitti brevi una modalità più redditizia. Le fasce interessate sono appunto le stesse lavoratrici e lavoratori che seguiamo in ambito più sindacale lavorativo, principalmente nuclei a medio reddito, che magari percepiscono anche 1.300, 1.400, 1.500 euro al mese, ma che non riescono più a ricollocarsi sul mercato abitativo una volta uscite da quella che ormai insomma ritenevano essere la loro abitazione da anche un paio di decenni. Fenomeni come questi si inseriscono in un quadro che appunto abbiamo trovato comune in varie città, magari a livelli diversi, con delle ovviamente particolarità diverse, di quella che abbiamo un po' ridenominato la piattaformizzazione delle città. Provo a spiegare brevemente. Gli appartamenti di interi condomini, quello che vediamo a volte appunto, no? Quando ci vengono, si rivolgono per degli sfratti così, sono quelli che appunto vengono sottratti al mercato abitativo tradizionale, ma vengono presi in gestione non da cittadini o cittadine che arrotondano il proprio reddito, ma dai cosiddetti host che operano sul mercato turistico ad alta capacità di spesa. Per fare un esempio, appunto ricito Bologna, Airbnb propone questo modello e Ryanair lo sponsorizza e lo incentiva, insomma si fanno le offerte a vicenda. Il risultato spesso e volentieri è ciò che abbiamo ridenominato la città delle piattaforme. Quindi insomma la casa si attesta ormai come elemento di rendita con molti proprietari e piattaforme che impongono la loro regolamentazione del mercato immobiliare, spingendo migliaia di persone nel vortice della precarietà abitativa e dei senza fissa dimora. Le stesse persone che invece, quantomeno appunto negli ultimi 2-3 decenni, godevano di una situazione abitativa stabile e soprattutto sostenibile. A subirne le conseguenze sono in primis, e qua si arriva ancora più lato sindacale più classico, come già detto, lavoratrici e lavoratori a medio reddito, che siano soli o in nuclei familiari più ampi. Infatti ci sono decine ormai di articoli di giornali in cui vengono riportate testimonianze di persone a tempo indeterminato, con alta capacità di spesa, magari anche discrete garanzie finanziarie e bancarie, che non riescono a trovare un affitto neppure nella fascia periferica della città, dovendo arrivare a trovare un alloggio a volte anche 80-100 km di distanza, con tutte le dal posto di lavoro ad esempio, con tutte le conseguenze del caso, innalzamento dei costi per il viaggio, dell'inquinamento, anche perché come dire, più uno è lontano, più facile che debba utilizzare il proprio mezzo. Aggiungiamoci che è un dato non secondario, vedendo anche poi no, le persone che si rivolgono ai nostri sportelli lavorativi, non solo, il razzismo.
che nelle città cresce sempre di più, con proprietari e agenzie immobiliari che una volta che sentono l'accento del possibile affittuario non esitano a chiudere la conversazione bruscamente. Abbiamo proprio, diciamo, registrate la cosa, che poi insomma la denunciamo. A fronte del quadro appena descritto, resta importante, per quanto difficile, pensare anche a forme nuove dell'abitare, tra cui le coabitazioni, sperimentazioni che si stanno provando a dare in alcune città come modo per abbattere i costi degli affitti o fornire azioni di cura reciproca. Al contempo, dal lavoro sindacale più classico emerge un altro dato: circa il 50% del salario, talvolta anche di più, viene ormai eroso dall'affitto, che negli ultimi anni è comunque cresciuto, a differenza dei salari, nella maggior parte dei casi fermi. È un dilagare di forme di lavoro povero sfruttato che ritroviamo proprio con maggior frequenza nel settore della monocultura turistica, responsabile di ricadute sociali negative importanti come quelle sul fronte dell'abitare e della residenzialità. Nel settore del turismo, come già detto prima, vediamo l'impiego sempre più diffuso del CCNL multiservizi, dalle cameriere, piani dagli alberghi, insomma, ai guardiasala, dei musei, eccetera. I rincari energetici, inoltre, seppur non drammatici come ipotizzato subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, hanno comunque pesato sul bilancio dei lavoratori e delle lavoratrici. La qualità della vita in città dove il turismo sta diventando monocultura turistica è drammaticamente impicchiata. Lo vediamo a Venezia non solo nelle statistiche ufficiali, ultima in classifica per incidenza del canone di locazione sul reddito medio dichiarato, fonte del Sole 24 Ore, ma anche da fattori quali il progressivo smantellamento dei servizi alla cittadinanza, la chiusura di attività commerciali di prossimità, l'esodo progressivo e costante degli abitanti, circa 1000 residenti in meno ogni anno nel centro storico Isole, e l'abbandono del patrimonio immobiliare pubblico. Su questo, appunto, riporto i compagni e le compagne. Su quest'ultimo punto, in Veneto sono 5 i milioni annui che la regione incassa da ATER, ma questi soldi vengono evidentemente utilizzati per altro, visto che l'80% degli alloggi popolari di Venezia, Padova e Treviso necessita di manutenzione straordinaria e ordinaria. E inoltre si contano circa 6.000 appartamenti sfitti di proprietà ATER. In alcuni casi, come Sportelli per il diritto all'abitare, abbiamo partecipato in prima persona ad alcune occupazioni abitative portate avanti nell'ultimo anno, osservando, come già detto precedentemente, che la componente principalmente di lavoratori di origine straniera con contratti a tempo indeterminato con media capacità di spesa. Su questo faccio un inciso, partendo appunto dalla parzialità della città di Bologna, in cui da un lato proprio un'occupazione portata avanti l'anno scorso ha portato poi l'amministrazione a fare un bando su degli alloggi, su delle proposte che avevano portato. Dall'altro, gli avvenimenti di ieri sera, con due sgomberi improvvisi anche molto violenti a Bologna, dimostra che anche quando c'è un piano politico, la fase di trattativa, la fase del governo nazionale in questo momento sta facendo una forte repressione sul tema del diritto dell'occupazione abitativa e di conseguenza anche del diritto all'abitare. E in queste occupazioni, paradossalmente, noi abbiamo trovato gli stessi impiegati nella piattaformizzazione e nei settori legati alla turistificazione sfrenata della città. Cioè avevamo, come dire, chi lavorava all'aeroporto come facchino per caricare gli stessi bagagli di Ryanair, o molti lavoratori della ristorazione Mordi e Fuggi, che ci riportavano: solo in Italia mi capita di avere un contratto a tempo indeterminato e che lo Stato non mi offre quantomeno un alloggio, seppur pagando, dicevano, erano stupiti e stupite da questa cosa. Vado a chiudere sul contributo, sul dato di genere, che insomma è un elemento intersezionale della discussione e che ritroviamo tanto negli sfratti, molti nuclei monogenitoriali con donne sole, spesso vittime di violenza domestica e con figli minorenni, quanto come dato che aumenta la condizione di vulnerabilità e violenza per chi è senza casa. L'accesso o meno alla casa è un tema ovviamente strettamente correlato ad un'autonomia e indipendenza rispetto ai contesti di violenza, e a distanza di pochi giorni dal 25 novembre e dentro la frattura che ha provocato anche nell'opinione pubblica il femminicidio di Giulia Cecchettin, ci sentiamo di affermare con forza che l'assenza di politiche abitative degne in questo paese è violenza di genere. Infatti in Italia non c'è un piano casa nazionale, se non quello alleggiato da Salvini, ma per, come dire, i grossi proprietari di casa, le persone ricche, non per, insomma, le fasce più popolari, non esiste. Si potrebbe proseguire, insomma, gli sportelli per il diritto ad abitare non sono gli sportelli sindacali classici in cui si fa il tesseramento, in cui, come dire, spesso, come dire, anzi, non è, sono di accompagnamento ai servizi sociali, sono punti di ascolto, di interlocuzione con le proprietà,
picchetti antisfratto, occupazioni eccetera, però anche qua ci siamo un po', come dire, detti anche in occasione della scrittura di questo contributo che si potrebbe ragionare da un punto di vista anche più tecnico, formale, su tutta la questione di un eventuale sindacato inquilini, su come, come dire, migliorare sempre di più questo che è uno strumento sia di lotta che è molto sotto attacco, lo vediamo appunto con i fatti di cronaca, ma anche è uno strumento di interlocuzione con gli attori più istituzionali. Grazie.